pensione vertici, abbiamo avuto un inizio un po' difficile perché si è affrontato squadre come il Sesto, come l'Altarezzo, una squadra forte che si è... È stata una partita difficile, molto difficile. Sapeva che era una squadra aggressiva, la mettevo un po' sulla rissa, diciamo così. Comunque noi siamo stati tranquilli, c'è stata qualche polemica sull'arbitraggio, ma quello succede in tutte le partite, quindi non bisogna pigliarla, ho sbagliato un po' di qua, un po' di là. Però insomma, diciamo ce la siamo meritata fondamentalmente. La prestazione dei ragazzi, come la prestazione dei ragazzi di carattere, soprattutto di carattere. Tecnicamente di carattere, molto carattere, ci hanno messo in questa partita, ci tenevano a vincere, quindi hanno messo il cuore anche e siamo arrivati a questo. La seconda è stata importante, adesso mi ricordo i nomi, il 4 e sì, l'opposto di un giocatore di categoria, diciamo così, ora lui si allena il giusto perché lavora purtroppo, quindi noi su 3 allenamenti lui ne fa 2, qualche volta ne fa uno solo, però diciamo la differenza lui riesce a farla quando andiamo un po' in forma. Il 97 si sa che è un giocatore tecnico, gioca bene sul mani fuori, gioca bene la spinta, quindi ricezione ottima. Classifica alla mano, siete nelle posizioni di vertice. Sì, siamo nelle posizioni di vertice, abbiamo avuto un inizio un po' difficile perché si è affrontato squadre come il Sesto, come l'Altarezzo, è una squadra forte come Siena che ha della Volpe, è un giocatore, lui è veramente di categoria mondiale, diciamo così. Poi quando si è cominciato un po' a trovare squadre un po' più abbordabili come Prato, Vaiano, si è cominciato un po' a vincere. Loro sapevano una partita difficile, loro venivano già a Bala a fare il torneo alla Lusina, ma non era questa squadra qui, era una squadra molto giovane. Ci mise in difficoltà anche la squadra, ma già dall'anno scorso conoscevo questa squadra qui e anche l'anno scorso abbiamo fatto 3-1, fondamentalmente. Niente, è stato un piacere, grazie, buonasera a tutti.